esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, crunch laterale completo in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Stop! Prossimo esercizio. Sumo squat più crunch laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Stop! Prossimo esercizio. Slanci posteriori in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Stop! Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi.
Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. E segui un movimento lento sia in fase di salita che di discesa, così aumenterai l'efficacia dell'esercizio. Stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Slanci laterali in piedi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra prima di sollevare la gamba. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa o rischi di perdere l'equilibrio. Guarda un punto fisso avanti a te. Stop. Prossimo esercizio. Squat con calcio laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali sul fianco, gamba tesa. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non muovere la schiena, per stabilizzarti poggia la mano davanti al busto. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali sul fianco, gamba a 90 gradi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non muovere la schiena, per stabilizzarti poggia la mano davanti al busto. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te.
stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Crunch laterale completo in piedi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. 3. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. 4. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Prossimo esercizio. Sumo squat più crunch laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Stop! Prossimo esercizio. Slanci posteriori in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Stop! Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi.
fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. E segui un movimento lento sia in fase di salita che di discesa, così aumenterai l'efficacia dell'esercizio. Stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Slanci laterali in piedi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra prima di sollevare la gamba. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa o rischi di perdere l'equilibrio. Guarda un punto fisso avanti a te. Stop. Prossimo esercizio. Squat con calcio laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali sul fianco, gamba tesa. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non muovere la schiena, per stabilizzarti poggia la mano davanti al busto. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Prossimo esercizio. Slanci laterali sul fianco, gamba a 90 gradi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non muovere la schiena, per stabilizzarti poggia la mano davanti al busto. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te.
3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Stretching adduttori. 3, 2, 1, via! Mantieni sempre la schiena ben dritta durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Via. Non piegare la gamba. Per raggiungere il massimo allungamento occorre che sia sempre ben distesa. Cinque, quattro, tre, due, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching abduttori. Via! Non sollevare le spalle dal pavimento durante la rotazione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la rotazione, fermati quando senti di aver raggiunto il limite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via. Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop.